vedi che finalmente siamo arrivati al culminante dell'anno, ovvero il The Game Awards 2020. Anche quest'anno finalmente direi ce l'abbiamo fatta, e quindi tra lo sperare che arrivi finalmente qualche notizia nuova su giochi Nintendo, senza soffermarci troppo su leak vari che mostrano un possibile annuncio di Breath of the Wild 2 in questi Game Awards, proviamo ad analizzare quali sono i giochi arrivati appunto ai Game Awards. Ah beh, poi naturalmente hanno leakato anche la presenza di Reggie a Game Awards 2020. Vediamo un po' adesso quali sono questi titoli candidati. Beh, direi di partire con il primo titolo, Attraversamento Animale, Nuovi Orizzonti. Non è scherzo a parte, direi che è un grandissimo, bellissimo titolo. Secondo me si merita di vincere, e infatti, a parer mio, 10 su 10. Beh, quindi direi di passare a un altro game, che è meglio. È arrivato il momento di parlare di Doom, o meglio, Inferno Eterno. Però sinceramente questo tipo di giochi non mi attraggono poi così tanto, quindi sinceramente io non lo classificherei. E qui abbiamo Finale Fantastico, numero a caso, remake. Beh sì, non lo so, mi ha sempre dato quell'aria di me. Beh, poi abbiamo Ghost of Tsushima, o meglio, Fantasma di Tsushima. Però non lo classificherei semplicemente perché sembra uno dei soliti giochi ripetuti e ripetuti di... prossimo titolo che... non lo so, non l'ho mai visto questo gioco. Boh, vabbè. Beh, quindi è arrivato il momento dell'ultimo titolo, ovvero L'Ultimo di Noi 2. No, che dai, scherzo. The Last of Us 2, che però sinceramente, per quanto sia fantastico, secondo me non merita così tanto, quindi io non darei 10 su 10, piuttosto, secondo me, paragonato ad Animal Crossing New Horizons, secondo me è meno bello. Beh, quindi si conclude qui il video. Io direi ci vediamo nel prossimo video o nella prossima live. Ma sicuramente non nel 2021. Ci vediamo settimana prossima.